Ciao a tutti! Quella che stiamo per fare è una breve sessione di Pilates dedicata a tonificare i muscoli delle gambe e dei glutei e a migliorare il nostro equilibrio. Non preoccupatevi se alcuni esercizi risulteranno intensi. All'inizio è normale e se non riuscirete a tenere alcune posizioni di equilibrio. L'importante è provare e piano piano vedrete che si migliorerà. Quindi quando trovate un esercizio troppo intenso o una posizione troppo difficile da tenere, potete fermare l'esercizio o trovare un punto d'appoggio. Va benissimo e vedrete che piano piano migliorerete senza neanche accorgervene, quindi non preoccupatevi, rilassate la mente e seguitemi. Buona sessione! Iniziamo a inspirare ed espirare profondamente, inspirando dal naso, espirando dalla bocca. Un piccolo breve riscaldamento, manteniamo su e scendiamo, immaginando di arrampicarci su una corda e andiamo su e sempre più su. Riscaldare i muscoli di tutto il corpo è sempre importante, qualunque sia la sessione per la quale ci stiamo preparando. Per non rischiare di farci male dobbiamo essere sempre ben riscaldati. Apri, ruoto le spalle, inspirando ed espirando profondamente, lo sguardo leggermente rivolto verso il basso, il mento leggermente basso, via così, abbassiamo le spalle, ruotiamo il collo, senza andare indietro da un lato, e dall'altro e ancora da un lato, spalle morbide, e dall'altro. Portiamo adesso le mani ai fianchi, i piedi quasi uniti, addome forte, attiviamo il core e da questa posizione iniziamo a ruotare la caviglia, provando a non muovere i fianchi, ma solo la gamba. Inspiro e quando espiro ruoto. E ancora 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'altra direzione, via, dall'esterno verso l'interno. 2, 3. Provate a tenere i fianchi fermi, quindi non fate questo, ma mantenete i fianchi fermi e ruota, solo la gamba. 6, 7, 8, 9 e 10, l'altra, via, 1, 2, 3, 4, 5, espirate quando ruotate, 6, 7, 8, 9 e 10, nell'altra direzione, dall'esterno verso l'interno, il più possibile, fermi i fianchi, e 4, provate a isolare la gamba dal resto del corpo e far lavorare solo lei, e ancora 3, 2 e 1. Portiamo adesso i piedi sotto le spalle, giù le braccia, inspiriamo ed espiriamo.
Inspiro. Espiro. E su. Spingete le caviglie verso avanti, provate a non farle cedere lateralmente in questo modo. E via così. E ancora. Forza, resistiamo. E sette. 8. Il core ben attivo, spingete l'ombelico verso l'interno. E ancora. E adesso portiamo le punte verso l'esterno, le braccia in questo modo. E di nuovo andiamo su e giù. Resistiamo e siamo a 5 e siamo a 6, 7, 8, 9 e adesso 10, proviamo a tenere su, portate le braccia in questo modo. Inspiriamo ed espiriamo. Glutei ben contratti, spingete il bacino avanti e l'ombelico verso l'interno. Resistiamo ancora un po'. Sciogliamo un pochino, inspiriamo, espiriamo, sciogliete le gambe. Attenzione, adesso portiamo di nuovo le punte verso l'esterno, torniamo su come abbiamo fatto prima. Proviamo a tenere la posizione, lega le braccia in questo modo, i gomiti rilassati, su, inspiro, espiro, inspiro. Se non ce la fate a tenere l'equilibrio, trovate un punto d'appoggio alla parete. Spingete i glutei avanti. Abbiate la sensazione che una corda dalla nuca vi sostenga. E ancora due. E uno. E piano, poggio e su. E sciolgo nuovamente, inspirando ed espirando. Scusate, ho dovuto effettuare un piccolo taglio. Riprendiamo. Allora, abbiamo respirato, portiamo adesso le mani in questo modo e portiamo il peso del corpo sulla gamba sinistra e la gamba destra avanti. Attiviamo bene il core, l'addome, inspiriamo e quando espiriamo col piede in flex lo portiamo sulla gamba e col piede in punta portiamo giù. Pronti? Via 1, 2, non sbilanciatevi indietro, 3, 4, non irrigidite il collo, 5, mento leggermente basso. 6, 7, 8, 9, 10,
Adesso, da qui, portiamo i piedi un po' più larghi delle spalle. Inspiriamo ed espirando andiamo giù in squat, portando la fronte vicino alle dita, i glutei indietro e le spalle avanti. Torniamo su e su anche la gamba in questo modo. Pronti? E andiamo, uno, e su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, espirate quando la gamba va su, otto, nove, dieci, e dieci, nove, attivate bene l'addome, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, rimango giù, la fronte vicino alla dita, glutei indietro, ginocchio indietro, inspiro ed espiro. Per 5 respiri via. E piano, torniamo su, vertebra per vertebra. Ok, adesso ripetiamo tutto con l'altra gamba, quindi portiamo le braccia in questo modo, le mani unite, i gomiti rilassati e avanti la gamba sinistra. Pronti? Espiro, inspiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manteniamo su e molleggiamo. Addome forte. Piano giù. E adesso, come abbiamo fatto prima, portiamo i piedi un po' più larghi delle spalle e andiamo giù avvicinando la fronte, le dita e su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango giù, resisto, la fronte vicino alle dita, collo lungo, glutei indietro, ginocchio indietro, respiri profondi, ancora due respiri, e piano giù, e vertebra per vertebra mi porto su, piano. E inspirando su anche la testa. Profondamente recuperiamo. Ok, passiamo al prossimo esercizio. Portiamo i piedi quasi uniti, attiviamo il core, l'addome,
Portiamo le braccia su, spalle basse, le braccia si allungano. Inspiriamo, quando espiriamo portiamo le braccia all'altezza del petto e su il ginocchio in questo modo. Inspiriamo, espiriamo. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Tengo. Tengo la posizione. Portiamo le braccia in questo modo, addome forte, schiena lunga, mento leggermente basso. Inspiriamo, respiriamo. Quando ispirate mandate l'aria in profondità, ossigenate l'addome. Resistiamo. E da questa posizione, provando a non cadere, non cedere, portate le braccia su, la gamba indietro, portando le braccia e la gamba dietro sulla stessa linea, raggiungete la posizione più possibile vicino all'orizzontale, ma se non ce la fate va bene anche stare così, l'importante è che allunghiate, quindi raggiunto il vostro punto limite, abbiate la sensazione che una corda vi tiri dal piede, una dalle mani, allungate tutto il corpo, rimaniamo per 5 respiri. Proviamo a tornare in posizione senza appoggiare la gamba. Respiriamo profondamente, altri 5 respiri così. E giù. Recuperiamo. E facciamo adesso tutto con l'altra gamba. Ricordatevi, se non riuscite a tenere le posizioni di equilibrio, non demoralizzatevi, perché l'equilibrio si allena, piano piano andrà sempre meglio. Ok, pronti con l'altra gamba, portiamo su. Inspiriamo, quando espiriamo, le braccia all'altezza del petto, il ginocchio più su possibile. Uno. Due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo. Porti le braccia in questo modo. Addome forte, schiena lunga, mento leggermente basso, petto in fuori senza inarcare la schiena, spingiamo l'ombelico verso l'interno. Da qui portiamo le braccia su e portiamo la gamba dietro e le braccia sulla stessa linea. Potete rimanere anche così. Se invece ve la sentite, provate ad andare giù mantenendo sempre il braccio e la gamba su una linea e quando raggiungete il punto limite, allungate come se una corda tirasse le vostre mani e una in piedi, rimaniamo per 5 respiri. Se non appoggiatelo, poi portiamo avanti il ginocchio, apriamo il braccio, tiriamo per 5 respiri.
su, recuperiamo. Ok, ora lasciamo il braccio in questo modo con i gomiti rilassati. Portiamo il peso del corpo sulla gamba sinistra, la destra dietro. Se non riuscite a tenerla su, allora mantenete la punta appoggiata e molleggiate dal basso. Se riuscite a sollevarla e a tenere l'equilibrio, molleggiate dall'alto. Addome forte, portiamo leggermente avanti le spalle in modo da bilanciare, quindi le spalle dovrebbero essere sulla linea del piede dietro. E via, espiro e inspiro, via. Due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E chiudo. Bel respiro profondo, prepariamo l'altra gamba. Ricordate, se non riuscite va benissimo a molleggiare dal basso. Se ce la fate, attiviamo bene l'addome, su, spalle sulla linea del piede dietro il più possibile. Spingiamo sempre il lombarico, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e chiudo. Qualche respiro profondo per recuperare. Ok, facciamo adesso una posizione solo di equilibrio. Non vi preoccupate, se non riuscite a tenerla, trovate un punto d'appoggio alla parete. Portate la gamba in questo modo, poggiando la pianta del piede all'interno dell'altra gamba. Più su è meglio è, ma va bene anche qui, non importa, l'importante è tenere il ginocchio aperto. Se riuscite a portarla più su, fate più su possibile. Quindi forte l'addome, portiamo le braccia in questo modo, inspiriamo e se ce la sentiamo espirando le braccia su e rimaniamo per 5 respiri. Metto leggermente basso. Va bene anche qui, se abbiamo bisogno di un appoggio alla parete va benissimo, se riusciamo a portarla più su, andiamo, la posizioniamo, portiamo le braccia in questo modo, inspiriamo ed espirando chi se la sente porta su, rimaniamo per 5 respiri. Se non ce la fate pulsatevi, va benissimo. Benissimo, piano, giù. Riporto avanti e giù il piede. Recuperiamo.
stiamo per finire, avevo detto sessione breve, è comunque efficace. Se volete potete tranquillamente ripeterla, oppure farne un'altra, come per esempio quella della schiena, o passare alla sessione di stretching. Facciamo l'ultimo esercizio e poi una breve parte di stretching, potete poi continuare con gli altri video. Allora, divarichiamo le gambe, portiamo le punte verso l'esterno, addome forte, le mani in questo modo, inspiro e quando espiro vado giù, rimango giù, portate le braccia in questo modo e solo chi se la sente porta su i talloni e prova a tenere. Mento leggermente basso, non dovete mai schiacciare le vertebre cervicali, spingete avanti i glutei, forte l'addome, resistiamo. Ancora un po', so che è dura, forza, ce la facciamo. E ora su i talloni e su, benissimo, li avviciniamo, recuperiamo. Bene. Ancora uno. Ok, adesso, questo sia esercizio che tonifica anche stretching. E poi potremo concludere. Portiamo la gamba destra avanti, la sinistra dietro, pieghiamola, dobbiamo stare col ginocchio sulla linea della caviglia, scivoliamo con la gamba dietro fin dove riusciamo, sempre però mantenendo il ginocchio sulla linea della caviglia. Mettiamo le braccia in questo modo, mento basso, spingiamo l'ombelico verso l'interno, teniamo questa posizione. Andiamo giù con le mani e portiamo le gambe parallele, basse le spalle, teniamo la posizione. Inspiriamo ed espirando, se ce la fate senza appoggiare la gamba dietro, allineate nuovamente il piede, questa volta il sinistro, tra le mani e adesso forza sulla gamba d'appoggio e su. Attenzione sempre con il ginocchio sulla linea della caviglia. Riportiamo giù le mani, inspiriamo ed espirando allineiamo i piedi, basse le spalle, forte l'addome e piano piano giù le ginocchia e andiamo in posizione del bambino. Mi sono portata davanti, non so, spero che mi vediate bene. Piano, ci portiamo su, ci sediamo, gambe parallele, incrociamo la destra sulla sinistra, portiamo la mano destra dietro, braccio sinistro oltre la gamba destra, torsione del busto, lo sguardo rivolto verso dietro. Espirando torniamo al centro, inspiriamo ed espirando cambiamo lato, spingete bene la gamba col ginocchio, la gamba nella direzione opposta, sentite il gluteo che si allunga,
torniamo al centro, incrociamo le gambe, inspiriamo ed espirando accompagniamo il capo verso il basso. Torniamo su, ruotiamo le spalle, sciogliamo un po', respiri profondi. E respiriamo, inspiriamo profondamente, ossigeniamo, diamo l'aria il più possibile all'interno del nostro ventre ed espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Più profondo, inspiriamo ed espiriamo. Ok, la sessione di stretching è stata molto breve, però abbiamo dei video dedicati allo stretching che se volete potete fare, oppure potete continuare il vostro allenamento ripetendo questa stessa sessione, che la potete ripetere se avete le forze, se vi sentite ancora energici, o scegliendo altre sessioni dal nostro canale. Spero che questa vi sia piaciuta, come vi ho detto era concentrata sulla tonificazione di gambe e glutei e sul miglioramento del nostro equilibrio, quindi fa benissimo ripeterla tutte le volte che volete. Vi ringrazio per avermi seguita e buon proseguimento!